In gravidanza bisogna fare attenzione alla carenza di vitamina D? Ne parliamo con la dottoressa Cianferotti, che su questo tema ha tenuto un'interessante relazione nell'ambito dell'ultimo congresso del GIBIS di Firenze. Dottoressa Cianferotti, quali sono i livelli di vitamina D in gravidanza? Sono stati studiati? Sono stati studiati ed è stato visto che la maggior parte delle donne in gravidanza e dei nascituri presentano livelli di vitamina D nettamente inferiori ai 30 nanogrammi ml, che sono i livelli consigliati, desiderabili, ottimali per il benessere dell'unità materno-neonatale. Sono certamente inferiori e si parla in certe categorie di soggetti, specialmente negli individui a pelle scura, arrivino anche all'80% delle donne in gravidanza con carenza di vitamina D, che presentano carenza di vitamina D. Come mai si verifica questa carenza? Ci sono delle ipotesi? Ipotesi precise non ce ne sono. Sicuramente lo stato di gravidanza in generale è uno stato particolare per il metabolismo minerale, in cui lo scheletro fetale si sta formando e c'è una grossa domanda di richiesta di calcio da parte dell'unità fetale che si sta sviluppando, per cui anche lo scheletro materno, il metabolismo minerale materno, è sottoposto a questo forte stress. Dunque la quantità di vitamina D, essendo l'ormone principale steroideo implicato nella regolazione del metabolismo minerale, è essenziale. Averla buona, a livelli desiderabili, ottimali, superiori a 30 sicuramente, anche perché livelli inferiori a 30 sono stati associati ad aumentato rischio di parto cesareo, distocico, e anche a una diminuzione del peso del feto e del nascituro. Ecco, le donne in gravidanza però assumono già molti integratori, non sono sufficienti? Gli attuali preparati multivitaminici contengono sicuramente dosi che sono inefficaci per garantire uno stato vitaminico di ottimale per le donne in gravidanza e per il neonato, e questo è stato dimostrato. Le dosi attualmente consigliate dall'Institute of Medicine, che è una società, un organismo internazionale che pubblica delle linee guida appunto anche per le donne in gravidanza, suggerisce che 400 unità al giorno dovrebbero essere quelle efficaci, sono anche quelle contenute negli attuali preparati multivitaminici. Tuttavia, come dimostra un recente studio in cui in modo in doppio cieco sono stati somministrati 3 dosaggi a donne in gravidanza a partire dalla 12ª settimana, sono stati somministrati 3 dosaggi di 400, 2000 e 4000 unità al giorno di vitamina D, solamente quest'ultimo dosaggio, ovvero 4000 unità di vitamina D, che è pari a 10 volte il dosaggio attualmente contenuto nei preparati multivitaminici attualmente consigliati, era in grado di far ottenere alle donne incinta e successivamente anche ai neonati un livello superiore a 30 nanogrammi ml, che è quello anche associato a maggiori benefici extrascheletrici della vitamina D. Quali sono le conseguenze di una carenza di vitamina D per la mamma? Cosa si rischia? Innanzitutto si rischia che il metabolismo minerale sia alterato e che quindi ci siano maggiori perdite da parte dello scheletro per sopperire a questo insufficiente assorbimento intestinale di calcio, che quindi si vada incontro a una maggiore perdita scheletrica e quindi a un maggiore rischio poi di sviluppare una complicanza successiva. C'è anche il rischio di effettuare, come dicevo in precedenza, il taglio cesareo per la miopatia prossimale. Sappiamo quanto la vitamina D sia importante per il muscolo, quanto sia importante per i muscoli soprattutto prossimali dello scheletro, e sappiamo quanto questi siano implicati anche nel parto, e è indubbio che uno stato vitaminico D insufficiente predisponga al taglio cesareo. In questo studio, dove venivano somministrati, in coloro in cui veniva somministrato 4000 unità di vitamina D al giorno, si aveva una riduzione del 50% dei tagli cesarei. Anche il feto rischia? Anche il feto rischia, perché il feto ipovitaminosico è sicuramente un feto e successivamente un neonato che non raggiungerà quello scheletro a cui era deputato geneticamente parlando. Quindi assicurare uno stato vitaminico di ottimale a livello fetale e neonatale implica sicuramente una ottimale salute scheletrica, e anche implica una protezione da parte di patologie, ad esempio autoimmuni, come il diabete di tipo 1. È stato dimostrato in altri studi, infatti, che la supplementazione di vitamina D, anche a livelli di 1000-2000 unità nel neonato,
abbia un'incidenza clamorosa sulla riduzione di malattie autoimmuni tipo il diabete di tipo 1, fino all'80%. Ecco, alla luce di quanto ci ha detto, quali sono i suoi suggerimenti? Cosa dire alle mamme? Innanzitutto che i preparati multivitaminici sono assolutamente necessari per quanto riguarda i minerali e anche gli altri tipi di vitamine che non sono, diciamo, la cui quantità non è assicurata da una normale alimentazione. Tuttavia è necessario, oltre a questi, assumere un quantitativo maggiore di vitamina D, come suggerisce questo studio, e eventualmente ottimizzato anche sullo stato clinico della paziente. Ovviamente il giudizio del medico e del ginecologo in questo caso è importante.